noi chiediamo in modo molto esplicito che la Presidenza del Consiglio, come i metalmeccanici stanno chiedendo da 2 anni, convochi tutte le aziende della componentistica e Stellantis, perché su questo punto c'è da fare un piano di investimenti straordinario che sia in grado di utilizzare la competenza e l'intelligenza che le persone hanno. E bisogna bloccare i processi che sono già partiti, penso alla Berco, ad altre aziende, di chiusura. Cioè il rischio concreto è che venga utilizzata questa crisi, questo passaggio anche di trasformazione produttiva, per cancellare posti di lavoro e per indebolire il nostro sistema industriale. È sotto gli occhi di tutti che oggi sei precario, pagato poco e senza una prospettiva. Questa situazione va cambiata e su questi punti il governo sta peggiorando ciò che c'era prima. Addirittura siamo di fronte al fatto che avevano, durante la campagna elettorale, sbandierato che avrebbero cancellato la Fornero, stanno portando la pensione a 70 anni.